Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende. Ti amo, figlio mio. Dopo alcuni anni di matrimonio, mia moglie mi prese da parte per dirmi qualcosa di importante. Voleva che passassi del tempo con un'altra donna, la portassi al ristorante e poi al cinema. Mia moglie mi disse: ti amo, Marco, ma so che anche quest'altra donna ti ama e voglio che tu trascorra del tempo con lei. Quest'altra donna era mia madre. Dopo la morte di mio padre, viveva ormai sola e io, a causa del mio lavoro e dei miei tre figli, la vedevo solo di rado. Così, quella sera stessa feci quello che mia moglie mi aveva chiesto. Telefonai a mia madre, invitandola prima al ristorante e poi al cinema. «Cosa sta succedendo, Marco?» mi chiese la mamma. «Sei sicuro che vada tutto bene?» «Mamma, ho pensato che sarebbe stata una buona idea passare del tempo con te, solo io e te», le risposi. Mia madre restò un po' in silenzio, poi finalmente disse: «Ma davvero me lo dici? Mi piacerebbe davvero tanto, figlio mio». Poi, il venerdì seguente, dopo essere uscito dal lavoro, passai a prenderla a casa. Si era acconciata bene i capelli e indossava lo stesso vestito del suo ultimo anniversario di matrimonio. Il suo sorriso, raggiante di felicità, la faceva sembrare un piccolo angelo. «Lo sai», mi disse sottovoce, «ho detto alle mie amiche che uscivo con mio figlio stasera e sono rimaste tutte molto colpite. Non vedono l'ora che racconti loro della nostra serata». Così andammo in un ristorante non molto elegante, ma abbastanza intimo e confortevole. Mia madre mi prese il braccio come se lei fosse la first lady. Ci sedemmo al tavolo e io le lessi il menù, dal momento che, poveretta, aveva un inizio di cataratta. Appena ebbe finito di leggere il menù, vidi che lei mi guardava con un sorriso carico di nostalgia. «Ti ricordi, Marco, che quando eri piccolo ero io che dovevo leggerti il menù?» mi disse con semplicità. «Allora è tempo che tu ti riposi, mamma, e mi lasci restituire il favore», le risposi. Cenammo e parlammo. Parlammo così tanto che alla fine non ci rimase più tempo per andare al cinema. Poi, quando la riaccompagnai a casa, mi disse che le sarebbe piaciuto uscire di nuovo, a condizione che fosse lei a pagare il conto. Accettai. Rientrando a casa, mia moglie mi chiese: «Com'è andato il tuo appuntamento?» «È andato davvero bene, meglio di come avrei mai immaginato». Purtroppo non fui in grado di mantenere la mia promessa e farmi invitare al ristorante, perché pochi giorni dopo mia madre morì a causa di un problema cardiaco. Successe così velocemente che nessuno poté fare niente per lei. Sono ormai passati alcuni giorni dalla sua morte e poco fa ho ricevuto una busta con una copia di un conto di un ristorante, lo stesso ristorante dove avevo portato mia madre. Insieme alla ricevuta c'era una piccola nota che diceva: «Caro Marco, ho pagato questo conto in anticipo. Non sono sicura se potrò esserci,
ma in ogni caso ho pagato per due, per te e per tua moglie. Non sai quanto questa serata abbia significato per me. Ti amo, figlio mio. Solo ora sto capendo l'importanza di dire ti amo. E solo ora sto capendo l'importanza di trascorrere il tempo con la propria famiglia e con le persone che ci sono care. Niente, in verità, è più importante di questo amore. Mi darai che io non conosco la mia compagna, tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi.